Salve a tutti, oggi vorrei parlarvi del Work Visa. Una piccola premessa velocissima, purtroppo io non so come consigliarvi per trovare un datore di lavoro che può essere interessato al vostro curriculum, quindi al vostro profilo professionale. Quello che farò in questo video è solamente parlare di come inviare un'application per la richiesta del visto e magari tutti quei documenti che sono necessari. Mi rendo anche conto che per chi ha superato 30 anni potrebbe essere leggermente più difficile richiedere questo visto, per il semplice fatto che chi ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni può naturalmente venire qui con un working holiday visa, ha a disposizione un anno e può appunto iniziare a lavorare per un datore di lavoro, fare il periodo di prova, appunto di solito la durata del periodo di prova è di 3 mesi, successivamente proporsi per un visto differente, quindi in questo caso un work visa. Chi invece ha superato 30 anni e vuole appunto arrivare in Nuova Zelanda per lavoro potrebbe avere qualche difficoltà in più, perché deve farsi conoscere da un datore di lavoro e quindi deve avere la possibilità di lavorare per lui per un periodo che può essere di qualche mese, quindi 1, 2, 3 mesi. L'unico visto più semplice da ottenere per, appunto, ripeto, chi ha superato 30 anni è un visto turistico, che sappiamo tutti però non permette di lavorare. Quindi o si cerca appunto su internet un contatto di un datore di lavoro che sta ricercando una figura simile alla vostra, oppure recarsi qui sul posto, proporsi, farsi conoscere e magari spiegare la situazione, spiegare che è l'unico modo per poter lavorare è quello di ottenere un work visa. Detto questo, vediamo brevemente di cosa si tratta. Come dice il nome, è un visto che permette di lavorare. La durata varia, può durare un anno, 2 anni, fino a 3 anni. La cosa positiva, diciamo, di questo visto, oltre al fatto di poter rimanere in Nuova Zelanda per un periodo relativamente lungo, è quello di poter mandare successivamente la richiesta per un visto per la residenza, quindi un visto che consentirà di rimanere in Nuova Zelanda in pianta stabile. La residenza, in questo caso una residenza temporanea, è naturalmente legata alla durata del visto. Vediamo brevemente quali sono gli step per l'ottenimento. Vi verranno richiesti tutti i certificati o le qualifiche relative alla vostra professione. Dovrete avere con voi sia l'originale, quindi in lingua italiana o nella vostra lingua, e la traduzione. Per quanto riguarda le traduzioni dei documenti, è possibile sia farle già in Italia oppure una volta arrivati qui. Io non so consigliarvi quale sia il metodo più economico, so che qui una traduzione si aggira intorno ai 50, 60, 70 dollari a foglio. Il prezzo è molto variabile perché dipende dalla complessità del documento e dal numero delle parole. Prima di ottenere una traduzione, il traduttore vi richiederà di inviare il documento oppure consegnare il documento originale per fare il calcolo delle parole e per analizzare il documento stesso. Dopodiché vi verrà data una stima del prezzo complessivo per la traduzione. Quindi, oltre ai vari certificati e le qualifiche, vi verranno richiesti il casellario giudiziario e carichi pendenti, ora vi spiegherò di cosa si tratta, e delle referenze. Di solito vengono chieste delle referenze che ricoprano un periodo di tempo tra gli 8 e 10 anni lavorativi e minimo 2 o 3 datori di lavoro precedenti, e naturalmente di altri documenti che sarà il datore di lavoro che vi consegnerà, come ad esempio un'offerta di lavoro, quindi un contratto da voi firmato e firmato dal datore di lavoro, e poi il modulo relativo al visto, che deve essere anch'esso compilato in tutte le sue parti. Per quanto riguarda la ricerca dei traduttori qui in Nuova Zelanda, potrete sia rivolgervi a delle associazioni di italiani, come ad esempio la Dante Alighieri, che so che ha sede ad Auckland e qui a Christchurch, oppure dei traduttori accreditati. Riguardo ai carichi pendenti e il casellario giudiziale, sono 2 documenti che devono essere richiesti al vostro tribunale di competenza, quindi in Italia. Purtroppo hanno scadenza, durano 6 mesi, quindi arrivate in Nuova Zelanda già sapendo di avere un'offerta di lavoro, quindi in questo caso potete richiedere questi 2 documenti prima di partire, oppure dovrete farveli spedire successivamente. Punto, con le varie traduzioni dei documenti dovrete sottoporvi a delle visite mediche. Sono delle visite mediche di routine alle quali dovrete associare anche dei raggi X.
Anche questo visto purtroppo ha dei requisiti, ma non sono moltissimi. Per quanto riguarda l'età, dovrete essere al di sotto dei 53 anni, perché il sito governativo spiega che la richiesta per la residenza permanente, quindi lo step successivo, deve avvenire prima del compimento dei 56 anni. Avere un'offerta di lavoro full time, quindi almeno 30 ore lavorative, per la durata di almeno 2 anni. E il lavoro deve rientrare nella lista governativa, quindi di quelle posizioni di cui la Nuova Zelanda ha bisogno. Cerchiamo ora di chiarire un punto che sicuramente interesserà tantissimi di voi: se è richiesto un certificato di lingua inglese per questo visto. Fortunatamente no, non dovrete superare nessun esame, proprio perché si tratta di un visto temporaneo che vi permette di stare in Nuova Zelanda e lavorare per 2-3 anni. Quindi in sintesi abbiamo visto quali sono i requisiti richiesti, quali sono i documenti che dovrete avere. Cerchiamo bene o male di capire quali sono le tempistiche e quindi la procedura. Dovrete inviare un'application, quindi quel documento che deve essere firmato sia da voi che dal datore di lavoro, allegare tutti questi documenti e le visite mediche. Per quanto riguarda le tempistiche, di solito entro le 3 settimane dovrete avere una risposta. Anche in questo caso, come per tutti i visti, potrete sia procedere in modo autonomo, quindi scaricare i vari documenti da internet e dal sito governativo, dal sito ufficiale, procurarvi le traduzioni dei documenti e le visite mediche e inviare poi un'application che deve essere spedita. Ricordatevi anche che c'è una fee da pagare. Vorrei specificare un'ultima piccolissima cosa. Questo visto è legato all'offerta di lavoro che vi è stata fatta, quindi per poter rimanere in Nuova Zelanda dovrete continuare a lavorare per quel datore di lavoro. Spero di aver parlato di questo visto in maniera abbastanza chiara e di avervi dato qualche informazione aggiuntiva. Alla prossima!